Ragazzi e ragazze, buongiorno. Siamo di nuovo qui per andare a preparare una nuova ricetta insieme. Per prima cosa iscrivetevi al canale che è completamente gratuito. Guardare i video è completamente gratuito, ve lo ricordo sempre perché me lo chiedete sempre nel gruppo o nei vari messaggi che mi mandate. Vi ricordo che in sezione playlist abbiamo varie cartelle suddivise sia per elettrodomestico ma anche per genere. Noi le abbiamo create tutte, ma piano piano cerchiamo di andare a creare appena abbiamo un attimo di tempo. Allora, come sapete, utilizziamo tanti elettrodomestici, quindi cerchiamo di suddividerli e facilitare soprattutto la ricerca, perché non è semplice cercare video, ovviamente. Con la lente di ricerca spesso non si trovano. Detto questo, siamo qua per fare una nuova ricetta. Oggi andiamo a fare un nuovo ciccio pancake. Come vi ricordo che in sezione playlist, infatti, c'è la cartella pancake e wafer proteici, se non mi sbaglio. Lì trovate dentro sia i pancake che i ciccio pancake. Li abbiamo messi tutti insieme in un'unica cartella. Ne abbiamo fatti vari, quelli col pistacchio, vari gusti, ne trovate di vari tipi, anche quello salato. Oggi andiamo a fare una nuova versione. Andiamo a fare ciccio pancake alle castagne e cacao proteico. È una nuova versione, andiamo a vedere come sarà. Vi annuncio che la farcitura sarà con la crema spalmabile Mandorla Zero, quella della Revolution 03, ottima azienda, dove abbiamo tutto a bassissima percentuale di carboidrati, perché sono tutti prodotti low carb. Infatti questa contiene assolutamente solo il 3 netti. Questo in tutte le varie confezioni che vi ho già fatto vedere, quello della pizza, quello della pasta, quello dei dolci. Quindi sono veramente un'azienda artigianale, cioè un'azienda loro, non è una commerciale, non c'è conservanti, non c'è niente, e sono veramente eccezionali. Quindi oggi le andiamo a assaggiare insieme. Non l'ho mai assaggiata, è ancora sigillata, come potete vedere. Quindi ho deciso di fare questo tortino e la copertura la andiamo a fare con questa crema spalmabile. Gli ingredienti, come sempre, per uno stampo di 10-11 cm, per una dose per una persona, per una colazione, e gli ingredienti che oggi vado ad utilizzare sono questi: 30 g di farina di castagne, 2 g di stevia, adesso poi vado a prendere, no, basta 1 g di stevia, una bustina è sufficiente, poi 10 g di cacao amaro in polvere, 10 g di cocco, farina di cocco, 80 g ho messo di albumi. Poi utilizzeremo un cucchiaino di succo di limone e un pizzico di bicarbonato per la reazione, ovviamente lievitante. Ora prendo la stevia perché me la sono dimenticata. Come sempre utilizzerò il mio stampo in porcellana, quindi dobbiamo andare a tirare fuori lo staccante dal frigorifero, ecco la stevia, 1 g. Così si va a ammorbidire e quando lo andremo a utilizzare possiamo andare a spalmare il nostro stampo. Vi ricordo che io lo faccio in casa. Chi lo vuole fare in casa, in sezione playlist sia Mambo che Monster Cuisine trovate la cartella e trovate il, come si dice, trovate il video staccante o staccatelle. Vi ricordo che non per forza Bimby, Monster Cuisine e Mambo bisogna avere, è sufficiente un robot, un frullatore anche immersione, e lo fate in casa. Con questo fate sia dolci che salate, e non dovete più spalmare burro con le mani e aggiungere la farina. Quindi è molto pratico, più veloce. Procediamo alla preparazione. Semplicemente una ciotolina con i nostri albumi. Nel piattino ho già messo farina di castagne, farina di cocco e anche il cacao. Ho già messo tutti e tre insieme facendo la tara ogni volta pesati insieme. Poi abbiamo il succo di limone, il bicarbonato che ce l'ho qua e la crema per poi andare a fare la farcitura e la nostra stevia. Allora, per prima cosa, leggermente con una frusta, siccome io faccio una dose minima per uno stampo, non mi conviene andare a prendere Mambo, questi robot. Se voi volete fare una versione più grande, tipo uno stampo da 20, lo mangiate in due, potete utilizzare Mambo, Monster Cuisine, Bimby, tutti questi prodotti qua. Allora, facciamo fare una leggera schemetta senza montarlo, non deve essere schema, solo così, vedete? Poi aggiungiamo un pochino del composto, sia farina, cocco che cacao, ne aggiungiamo un pochino alla volta e andiamo ad amalgamare in questo modo finché non è sia amalgamato e sia tolti dei piccoli grumetti se ci sono.
qua, vedete? Si sente un profumo di castagne, mamma mia questa farina, eccezionale. Aggiungiamo l'altro. Aspettate che ce n'è rimasto un poco attaccato. Ecco qua, tutto dentro al nostro composto. Deve risultare una media densità, non liquido, non troppo duro, una sorta di crema. Vedete? Una sorta di crema in questo modo. Ecco qua, andiamo a amalgamare bene. Ecco qui, aggiungiamo la nostra stevia, così andiamo a zuccherare leggermente. Potete usare qualsiasi altro dolce piccante di vostro piacere. Io mi trovo molto bene con questo. Poi ognuno utilizza quello che vuole. Perfetto, prendiamo un cucchiaino per il succo del limone. Così andiamo a prendere un pizzico di bicarbonato, che io ce l'ho qua, non esagerate, se no tende a sapere di salato. Ecco qua. Dove avete messo il bicarbonato, ci andiamo a mettere esattamente sopra un cucchiaino di succo di limone. Così fa la reazione vulcanica, la reazione chimica della lievitazione. Andiamo a amalgamare tutto insieme, in questo modo. E lo lasciamo fermo da una parte, nel frattempo che andiamo a ungere ovviamente il nostro stampo. Ora prendiamo un semplice pennello da cucina, che ce l'ho qua io, con il nostro staccante. Prendiamo e andiamo semplicemente a ungerlo, soprattutto nell'angolatura in basso, che è il punto più critico dove si va ad attaccare. Ecco qua, ungete bene tutto lo stampo e poi andiamo a versare all'interno ovviamente tutto il nostro composto. Ecco qua, in questo modo. Dopodiché prendiamo, sbattiamo bene la frusta perché non abbiamo più bisogno ovviamente. Prendiamo la nostra palettina in silicone perché è quella che ci fa togliere tutto il composto dal contenitore e non lasciamo niente all'interno. Ora andiamo semplicemente a versarlo all'interno. Ecco qua il nostro ciccio pancake. Con la paletta in silicone è eccezionale per togliere tutto e non lasciarci nulla all'interno, vedete? Ecco qua, puliamo bene così tutto il composto ce lo andiamo a consumare e non buttiamo via nulla. Perfetto. Qui, dopodiché lo sbattete un po' in questo modo, così se c'è dell'aria va via. Ora andiamo a preriscaldare la friggitrice 2 minuti a 160 gradi, procediamo alla cottura a 160 per tutte le friggitrici. Eccoci qua, dopo circa 10 minuti, 12 massimo, questo è il risultato del nostro ciccio pancake alle castagne e cacao proteico. Come vi ho detto, andiamo a mettere la crema della Revolution alle mandorle, zero low carb, c'è cioè solo il 4%, è proteica, molto leggera e va bene per un'alimentazione corretta in base a quello che mangiate voi, Allora andiamo semplicemente a coprire. Guardate com'è bella liquida. Spalmate la superficie in questo modo, potete fare bella liquida, quindi si riesce a spalmare bene. O altrimenti potete tagliarlo in met a metà e farcirlo all'interno, Eccoci qua. E questo è il nostro tortino, pronto per essere mangiato per una colazione corretta e per arrivare a pranzo belli, belli sazi ancora. Ecco qua il nostro ciccio pancake alle castagne.
Detto questo, io vi lascio scritto sotto, come sempre, tutti i miei canali dove potete seguire, scrivere e contattare. Se fate questa versione, fatemi sapere se vi è piaciuta. Sotto vi lascio scritto il sito della Revolution 03 con il mio codice Silvia81 in maiuscolo, così avete lo sconto del 10% su tutti i prodotti. È un'ottima azienda, seria e soprattutto professionale. Detto questo, ci vediamo alla prossima ricetta e aspetto, come sempre, le vostre riproduzioni. Ciao!